Auto incolonnate al Codma di Rosciano a Fano. Dal 2 aprile scorso, ogni martedì e venerdì, si rinnova il percorso dedicato a chi deve sottoporsi al tampone per la guarigione dal Covid-19. Uno alla volta, senza scendere dal mezzo, si avvicinano al personale nell'area dedicata al checkpoint. In seguito, con il finestrino a lato guida aperto, si effettua l'esame. I test verranno poi inviati dall'ASUR al laboratorio di Urbino per essere processati. In campo, per un aiuto logistico, anche la Protezione Civile e la Croce Rossa di Fano. Nonostante i contagi siano in calo dal 4 maggio con l'aumento di guariti, ad oggi oltre 2.800 nelle Marche, ancora tante persone sono in isolamento domiciliare. In regione il totale è di quasi 2.600. Rimane fondamentale quindi non abbassare la guardia. A fare un bilancio della situazione oggi è la dottoressa Jacqueline Orciani, dirigente medico e responsabile del percorso guariti dell'area Vasta 1. Innanzitutto sono stati dichiarati 830 circa guariti e quindi per almeno due tamponi a testa, quindi sono 1.650 tamponi. Più abbiamo fatto sui 370 primi tamponi che stanno attendendo i secondi tamponi e oggi attualmente questa mattina stiamo facendo sui 100 tamponi come primo tampone, quindi questi dovranno avere successivamente un secondo tampone, mentre i secondi tamponi speriamo di giudicarli tutti guariti. Mi conferma che anche tanti bambini si sono sottoposti al test? Il test viene effettuato a tutti coloro che ci vengono indicati dai propri medici, quindi dai pediatri di libera scelta o medici di medicina generale, che persone che avendo avuto sintomi, il pediatra o il medico di medicina generale ritiene fossero stati sintomi compatibili con il Covid. Le persone vengono contattate direttamente da voi per prenotare l'appuntamento? Noi li contattiamo tutte una per una, gli diamo appuntamento, attualmente stiamo dando direttamente i due appuntamenti per il primo e per il secondo tampone, se la persona è positiva la ricontattiamo e dichiariamo la positività, se è negativa invece lo lasciamo venire tranquillamente e lo contatteremo solo all'esito del secondo tampone se lo potremo dichiarare guarito. E fino a quando rimarrà attivo il checkpoint? Il servizio rimarrà attivo ancora per molto tempo, sicuramente tutto giugno, perché ancora in quarantena, quindi in isolamento, abbiamo sui 1.900 persone, tutta la provincia parlo, quindi adesso dopo da vedere chi sarà per Fano, chi Pesaro, Urbino, però comunque staremo aperti sicuramente tutto giugno.